Ciao, sono Ellis. Oggi parliamo dei drammi in cui lo schema di trama centrale è il contratto di matrimonio barra fidanzamento. È una cosa che si ritrova sia nei drammi cinesi che in quelli coreani e mi sembra anche in quelli giapponesi, anche se non ho ancora visto nella pratica un esempio che venga da lì, ecco. Allora, premessa, no, non è una premessa, è un'introduzione. Come tipo di inciting incident, diciamo, evento che dà il là alla trama, il contratto di matrimonio barra fidanzamento è una cosa che sulla carta mi piace, nel senso che mi piace l'idea di vedere due persone che sono, fra virgolette, si accordano, non sono, fra virgolette, costretti a stare insieme e vedere come si sviluppa il rapporto. Anche perché poi si sa che quasi sempre il contratto di matrimonio barra fidanzamento parte come una finzione barra forzatura per poi diventare realtà. Quindi le due persone coinvolte alla fine si innamorano veramente e si mettono insieme. Allora, sulla carta, ecco, è qualcosa che mi piace. Purtroppo poi la messa in pratica di questa idea è sempre un po' mancante, sempre un po' debole, perché allora, un contratto si presuppone sia un accordo fra due parti in cui entrambe le parti hanno dei benefici, altrimenti perché diavolo dovrebbero fare un contratto? Il problema qual è? Che poi nella realtà complice, soprattutto nei drammi cinesi, complice anche il grande disequilibrio che c'è nel presentare le figure maschile, che è sempre quella più bella, più figa, più ricca, più intelligente, e quella femminile che invece non arriva al chilo, sembra sempre la scappata di casa della situazione, sembra un po', diciamo, la Cenerentola della situazione. È difficile riuscire a rendere questo aspetto, infatti tante volte questi contratti, più che dei contratti, sembrano una messa su carta di un ricatto bello e buono, del tipo che lei deve per forza accettare questa piega degli eventi, perché altrimenti lui, che ha il coltello dalla parte del manico, o la manda in rovina o non le dà l'aiuto che le serve per non andare in rovina. Insomma, quindi c'è sempre molto squilibrio anche proprio nell'atto stesso. Quindi già lì, diciamo, le premesse sono un po' deboli. Poi c'è un'esecuzione che segue sempre un po' certi schemi prefissati, che anche lì. Allora, inizio ovviamente, cioè diciamo che con queste premesse, col fatto che lui ha tutto il potere e lei invece è in balia di lui, non è che si inizia a stare insieme proprio felici e contenti. E c'è sempre un inizio che è tipo un rapporto iniziale che è come fra cane e gatto, cioè si fanno i dispetti, non se ne mandano a dire, eccetera, eccetera. Lei ovviamente, cioè, cascherà in qualsiasi stratagemma di lui per piegarla ai suoi porci comodi, che siano non so, farsi accompagnare a qualche festa perché lui deve presenziare con la tizia. Poi ecco, anche qua sempre c'è, cioè, ignoto il motivo per cui una persona che è praticamente presentata come super bello, super figo, super sfondato di soldi, non riesca a trovarsi una straccio di persona che voglia stare con lui. Cioè, o hai veramente un carattere, cioè, che fa schifo, però, cioè, ma veramente devi fare un contratto con la prima che passa per strada, perché altrimenti non riesci a metterti con qualcuno. Cioè, un po' poco credibile, ecco, nel senso che, ripeto, sospensione della credulità proprio a badilate.
Quindi ecco, iniziale rapporto come cane e gatto, cioè non si possono vedere, non possono stare nella stessa stanza insieme, bisticciano continuamente e li tiene insieme davvero proprio, c'è cioè la forza della firma sul contratto. Poi le cose gradualmente cambiano, i due si fanno, diciamo, reciprocamente delle gentilezze, in maniera, nascosta, cioè cercando di non farle proprio alla luce del sole, e quindi si rivalutano un attimino a vicenda, e qui il rapporto, diciamo, comincia ad evolvere, finché cosa succede? Il misunderstanding, l'equivoco. Lei farà qualcosa, alle spalle di lui, perché o costretta dalle sue circostanze personali. Oppure, e questa cosa verrà portata alla luce ovviamente dall'antagonista di turno, che sarà la stronza che lui conosce fin dall'infanzia, che nella sua testa si è immaginata che loro vivessero felici e contenti senza che lui le avesse mai dato uno straccio proprio di dimostrazione in quel senso. Oppure sarà l'antagonista stessa a indurre la protagonista a fare qualcosa che agli occhi di lui è proprio, cioè il male incarnato. Lui ovviamente lo scoprirà e ovviamente cioè la asfalterà, dimostrando che la fiducia è proprio il pilastro su cui si fondano tutte le relazioni umane. Infatti lui di lei non si fida manco a dargli 5 euro, perché nel momento in cui questo, tra virgolette, misfatto viene portato alla luce, c'è lui vigliacco se crede alle sue spiegazioni, alle sue scuse, al suo tentativo di chiarire come sono andate effettivamente le cose. No, non mi devi spiegare niente, la colpa è tua, te la tieni, basta, non gioco più con te. Ok, grazie. Poi cosa succede? Ovviamente questo misunderstanding si deve spiegare, ma verrà spiegato ovviamente da personaggi esterni, perché il protagonista e la protagonista non possono parlare e spiegarsi le cose, no, assolutamente, perché lui comunque sia si crede un sacco più bello di lei, e lei giustamente in questo caso magari se la prende anche un po', perché porca di quella miseria, cioè ho fatto una cosa che capisco che magari non è il massimo della vita, ma se tu invece di starmi ascoltare e farmi spiegare, cioè ti rinchiudi, cioè proprio ti arrocchi sulle tue posizioni, scusa bello mio, ma tanti saluti. Vabbè, allora, personaggi esterni che diciamo tengono all'unione della coppia perché loro hanno già visto che lì in quel contratto di matrimonio barra fidanzamento c'è un futuro reale, spiegano al protagonista che forse ha, diciamo, si è inalberato un pochino troppo presto, cioè non le ha dato neanche il beneficio del dubbio, e quindi gli fanno capire fra le righe che è stato un po' un pirla, e quindi allora lui non si scuserà ovviamente, però diciamo che tornerà a dimostrarsi magnanimo nei confronti di lei, che ovviamente lo accoglie a braccia aperte, e basta. E dopo da qui, ecco, le strade che si possono prendere, che possono prendere questi tipi di drammi, sono due. Allora, ho in mente anche tipo dei titoli, ma non ve li spiego adesso perché sono drammi che voglio guardare, quindi farò probabilmente la recensione, o forse no, non lo so, ne lo scoprirò, però insomma, diciamo che sono strutture abbastanza riconoscibili in diversi titoli, quindi non è necessario che leghi questa spiegazione a un titolo specifico, perché ripeto, cioè, si ritrovano davvero in tanti. Allora, chiarito il misunderstanding, cosa succede? Succede che nel migliore dei casi la coppia ritrova un'unione mai avuta prima, però diciamo inizia a collaborare, pian piano si rende conto che i sentimenti prima recitati sono diventati reali, e quindi affrontano insieme le varie difficoltà a cui l'antagonista barra gli antagonisti di nuovo li sottoporranno. Oppure
Allora, questo detto nel migliore dei casi, nel senso che finalmente, diciamo, il rapporto trova un equilibrio maggiore, ecco perché è la soluzione migliore e ovviamente anche una di quelle che succede più raramente, però questo è un postilla. Perché di solito e ho in mente diversi drammi in cui ha recitato questo attore che vi metto qua, che io da lì ci ho proprio cominciato a detestarlo, perché io non so se è lui che non è capace di scegliersi le parti, oppure quel ruolo lo sente particolarmente suo, però veramente fa sempre la parte dello stronzo. Ha fatto diversi drammi in cui ci sono dei contratti di matrimonio. E ogni volta, cioè vigliacca la volta, pur rendendosi conto di nutrire dei sentimenti per l'altra parte del contratto, vigliacca la volta che lo avesse riconosciuto. No, allora lui ha continuato, parlo di lui perché ne ho visti suoi, però anche qua, cioè, la cosa si ritrova anche in altre produzioni senza che ci sia per forza questo attore. Però ecco, ripeto, la presenza sua in diverse storie con questa struttura, con questo tipo di evoluzione, mi ha portato proprio a scansare, proprio sgusciare come un'anguilla, cioè sgusciare via come un'anguilla da tutti i drammi in cui vedo la sua faccia, perché per me, cioè, lui è un grande no. A parte che è un po' monoface, però guardate, questo veramente è il meno. Proprio, cioè, fa sempre dei personaggi che ti verrebbe voglia di prenderli a schiaffi e quindi non riesco a spiegarmi. Allora, cosa succede? Dopo il Grand Misunderstanding in cui lui, il protagonista maschile, ha preso ovviamente le difese dell'altra parte che non sia tipo la sua moglie barra fidanzata presunta, umiliandola ovviamente nel frammentare perché non ci vogliamo far mancare niente, cosa succede? Sì, c'è una mezza spiegazione per cui allora no, la spiegazione in realtà arriva sempre dopo. Diciamo che invece cosa c'è? Che lei a forza di subire, 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 a un certo punto giustamente si rompe anche un po' le palle. E quindi tanti saluti, cioè adesso ragazzo mio, hai rotto. Pigliati il tuo contratto, guarda, cioè devo pagarti 612.000 miliardi di yen, di quello che è. Guarda, vendo un rene, ma non te voglio più vedere, non ti voglio più vedere. E allora lui ha questo, cioè, rinsavimento sulla via di Damasco, cioè alla buon'ora, voglio dire, dopo che lei se n'è andata, perché ripeto, cioè, lui non è che si rende conto dei suoi sentimenti dopo che lei se n'è andata, lui si rende conto anche quando ce l'ha accanto. Le cose stanno andando prima un po' bene, poi meno bene, ma vigliacca la volta che riconoscesse questi sentimenti oppure trovasse il modo anche semivelato di comunicarli a lei? Assolutamente no, cioè finché non ci sbatte il muso, allora niente. E il problema, ecco, che poi cosa succede? Che dopo lui se l'andrà a riprendere con grandi gesti teatrali, tipo trasferendosi dall'altra parte del mondo, versando tangenti a tutti i suoi conoscenti di lei perché gli dicano dove è andata a rintanarsi. Ecco, si ritrovano alla fine e lei purtroppo cede, quindi già proprio a me casca proprio tutto quanto perché lui si meritava di cioè restare solo proprio come un campo di sedano e buonanotte. E basta, cioè, allora, quindi ricapitolando, l'idea di base mi piace. L'esecuzione purtroppo no, e il problema di queste esecuzioni è che è sempre rimarcato il grande disequilibrio tra figura maschile e femminile. Nel momento in cui ci fosse invece una coppia che davvero per beneficio reciproco, cioè nel senso, ciascu che, nel sen nel momento in cui, aiutami, incarto. Nel momento in cui ci fosse una coppia che stipula un contratto in cui entrambe le parti traggono beneficio e le loro posizioni sono più equilibrate, perché è vero che nei contratti c'è sempre una parte che comunque è più,
diciamo più forte, va bene, però la parte diciamo invece più debole ha comunque delle cartucce, degli assi nella manica da giocarsi che sono importanti e che quindi la rendono forse più debole, diciamo come peso all'interno del contratto, però comunque sia una parte con cui bisogna fare i conti, non che ci si può passare sopra a proprio piacimento, ecco. Nel momento in cui ci fosse un contratto di questo genere, credo che la relazione che si sviluppa sarebbe molto più intrigante da vedere. E invece, purtroppo, finché ci sarà questo disequilibrio, le cose sono sempre un po'... Sì, le guardo, ma sempre con un certo distacco perché non riesco a immedesimarmi in una situazione del genere, non riesco a essere coinvolta in una situazione del genere in cui uno ha tutte, diciamo, le carte belle e quell'altro solo gli scartini, cioè che partita è una partita del genere. Ecco, fermo restando che in qualche circostanza, ma veramente, ripeto, veramente rara, riescono comunque a far maturare lei, diciamo, come peso nella coppia fino a farle avere un'importanza che è al pari di quella di lui. Ecco. Questo è quanto. Ditemi se voi avete visto drammi del genere, se vi sono piaciuti, perché vi sono piaciuti, perché è sempre bello sentire opinioni diverse. Io per adesso mi fermo, vi auguro buona giornata e alla prossima. Ciao!